Dodicesima Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica. Sono tre le parole chiave emerse all'appuntamento organizzato dalla Società Italiana di Igiene a Roma dal 12 al 15 ottobre. Globalizzazione, nuove esigenze di salute e sostenibilità economica. Tre stimoli al cambiamento e alla trasformazione del sistema sanitario nazionale, che hanno come filo conduttore la promozione della salute nel nostro paese attraverso l'integrazione tra diversi enti e settori. Tra sanità pubblica e medicina clinica, tra Stato e regioni, tra globale e locale, tra le diverse società scientifiche, tra ospedale e territorio, tra mondo universitario e sistema sanitario nazionale e infine fra istituzioni e cittadini. A discutere di questi temi durante la cerimonia inaugurale presso l'Aula Magna dell'Università La Sapienza vi erano importanti rappresentanti del mondo istituzionale, sanitario e accademico, dal ministro della Salute Ferruccio Fazio ai rettori di Sapienza e Tor Vergata Frati e Lauro, a Giovanni Petrucci, presidente del CONI. La sanità è uno degli elementi chiave dello sviluppo di un paese e anche del contenimento dei costi. La Sapienza non è interessata anche sotto il profilo della ricerca, quindi nuove conoscenze, però al vaglio della revisione critica, e nella sanità vale quello che è efficace, che è utile ai cittadini, non quello che è utile, per carità, è naturalmente legittimo ai produttori. Ma quali sono le sfide che deve affrontare adesso, oggi, la sanità pubblica? Ma deve affrontare la sfida sul dimostrare meglio quello che è efficace e quello che è ragionevole dal punto di vista dei costi. Faccio un esempio: una volta l'operazione di cataratta si faceva in regime di ricovero, oggi sappiamo che con uguale sicurezza lo si può fare in ambulatorio. Questo significa che in un reparto di oculistica da 24 letti deve diventare di 2. Questo può far dispiacere a qualcuno, ma deve far piacere a chi pensa ai conti della sanità pubblica e deve far piacere, e fa piacere di sicuro al cittadino che arriva in ospedale oggi e va via stasera, a casa in assoluta sicurezza. Ne posso fare decine di esempi di questo tipo, quindi un ripensamento della sanità pensata in funzione dei cittadini piuttosto che in funzione degli operatori di qualsiasi tipo, operatori sanitari o anche operatori imprenditoriali. Nella sua relazione, il ministro Fazio ha tracciato un quadro dettagliato della sanità pubblica nel nostro paese. Abbiamo un problema demografico, lo sapete, importante, che è quello dell'invecchiamento e della cronicità. Noi oggi abbiamo il 20% di persone sopra i 65 anni nel nostro paese. Queste persone hanno alcune di esse hanno malattie croniche. Sappiamo che il 50% di una persona oltre i 65 anni ha probabilità di avere malattie croniche e generano il 40% dei ricoveri. È chiaro che se noi guardiamo le proiezioni che ci dicono che nel 2050 gli oltre 65 anni saranno più del 35%, non ci sarà più una sostenibilità e i rapporti diventano gli stessi. Quindi abbiamo bisogno di un progressivo spostamento dall'ospedale al territorio e questo serve anche per dare ai nostri ammalati una continuità di cure migliore, una continuità assistenziale e delle cure a casa loro o comunque vicino ai loro cari. Quindi l'ospedale deve diventare sempre più tecnologico, il territorio si deve rafforzare, le cure primarie si devono prendere carico sempre più dei malati cronici. Adesso noi abbiamo il 44% delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale agli ospedali, il 51 al territorio, il 5 alla prevenzione. La prevenzione non è poco, sono oltre 5 miliardi, in linea se non di più con quanto avviene in altri paesi. Ma nel parlare dei sistemi per affrontare le malattie trasmissibili messi in atto nel nostro paese e in particolare dei controlli sui vettori degli agenti patogeni, Fazio ha fatto riferimento al recente caso della tubercolosi all'ospedale Gemelli di Roma, secondo lui episodio gonfiato da media e politica. l'episodio dei Gemelli è stato un'epidemia di tipo mediatico, un'epidemia di tipo politico, non è certamente stata un'epidemia di tubercolosi. Ditemi voi come può essere un'epidemia di tubercolosi quando a Roma noi abbiamo ogni anno 500 casi, tra l'altro 2009 in riduzione rispetto al 2008 e a Gemelli ci sono stati due casi. Io credo che questo sia stato un esempio positivo. L'unico problema che c'è stato a Gemelli è stato l'eccesso di prudenza, in quanto è stato deciso di usare un test più sensibile, ancorché non completamente validato nei bambini, test che naturalmente è stato indegnamente sfruttato da dei gruppi. Ecco, quindi io credo che Gemelli ha solo dato un esempio e vi ringrazio di questo applauso che non è.
per me, ma è e deve essere per il Policlinico Gemelli, che deve avere tutta la fiducia di tutti noi. Per il ministro resta centrale il concetto di integrazione da lui inteso su quattro livelli: l'integrazione tra l'Italia e il resto del mondo, l'integrazione fra lo Stato e le regioni, l'integrazione tra l'ospedale e l'assistenza primaria e infine l'integrazione fra il mondo universitario e il sistema sanitario nazionale. Una cosa che a me sta moltissimo a cuore, cioè l'interazione tra accademia e sistema sanitario nazionale, tra università, tra universitari e ospedalieri. Ne abbiamo parlato tante volte, per me un'altra occasione di dirlo in questa sede, è giunta l'ora di finirla tra, con le liti, con le incompressioni, con i diversi percorsi tra universitario e ospedaliero. Trovato sicuramente nel rettore Frati e molti altri di voi, anche naturalmente il professor Lenzi che vedo qui presente, degli interlocutori attenti da questo punto di vista, l'operazione che abbiamo fatto inserendo gli specializzandi nel sistema sanitario nazionale a partire dal terzo anno è un'operazione importante, dando loro delle responsabilità cliniche, naturalmente questo andrà modulato, le scuole di specializzazione dovranno poter dire la loro, ma questo è un percorso che noi adesso vedremo di affinare, ma il principio di introdurre la residency americana, e credo che questo servirà al sistema. Servirà al sistema, come dovrà servire al sistema anche una sostanziale e poi in qualche modo formale equiparazione di ruoli. Ricordo che quando stavo in Inghilterra il consultant era honorary senior lecturer e l'honorary senior lecturer era honorary consultant, ma uno che entrava, un malato, un parente, un medico che veniva all'ospedale di Hammersmith, là dove lavoravo io, non sapeva se uno era pagato dall'università ospedale, perché in realtà di fronte alle ammalate, di fronte alla ricerca, di fronte anche ai propri allievi erano tutti uguali. A questo noi dobbiamo arrivare. Io credo e sono convinto che il discorso degli incarichi, dei contratti di insegnamento che è stato proposto sia un discorso percorribile. Credo che percorrendo questo percorso noi potremo arrivare di nuovo a una situazione migliore tra quelli che sono i rapporti tra i corpi docenti e gli ospedalieri dei nostri ospedali di insegnamento, i centri d'eccellenza che sono i pilastri su cui poi si costruisce il paese. La sanità va costruita su dei pilastri, i pilastri sono centri d'eccellenza. Senza giovani non si può fare il futuro, i giovani vengono dall'università, l'integrazione università-ospedale è una cosa troppo importante per non affrontarla con grande senso di responsabilità.